Gerusalemme, nel Tempio, c'erano molti venditori che vendevano colombe e animali, e c'erano anche cambiavalute per cambiare la moneta romana nella moneta del popolo di Israele. Quando Gesù vide tutto questo, dice: «Ma voi avete trasformato il luogo di preghiera, la casa del Padre, in un vero e proprio mercato». E così fece una corda e rovesciò il tavolo dei bancavalute e mandò via tutti. Ma quando gli chiesero: «Con che autorità tu fai questo?», lui rispose: «Beh, distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo ricostruirò». Ma loro dissero: «Ma questo tempio è stato costruito in 46 anni, come potrai mai costruirlo in 3 giorni?». Ma lui parlava del suo corpo, che è il vero tempio. E dopo aver detto queste cose, i capi del popolo, gli scribi e i farisei si organizzarono per metterlo a morte, perché non gli piaceva quello che diceva. E Gesù si allontanò da loro.